Abbiamo toccato in questi 2 mesi molto intensi tutti gli argomenti basilari, quindi dalla pasta fresca al pane, la pasta, il riso, io soprattutto il risotto, il pesce, i piatti col pesce, un po' di panificati che ho curato molto molto bene. Siamo partiti dalle basi con i primi tagli delle verdure, la pulizia del pesce, il disosso delle carni e così via. Siamo arrivati alle giornate della pasticceria sia ad alta ristorazione che da forno. Oltre a quello siamo arrivati anche a fare i finger food. Imparano molto le cotture in bassa temperatura, sottovuoto, e hanno comunque un'infarinatura sulla cucina classica sia italiana che europea. Insieme agli altri colleghi, appunto abbiamo anche chi gli dà degli spunti per capire meglio il vino a livello tecnologo alimentare con i sistemi dell'HACCP. Quindi è un pacchetto che comprende un po' anche dove si troveranno a lavorare o se vorranno aprire una propria attività, dove hanno veramente delle basi già chiare e serene anche a livello legislativo. Adesso i ragazzi gli aspetta queste 300 ore di stage che andranno nei ristoranti locali a farsi un po' le ossa, perché è bello essere dentro l'università del gusto a scuola e avere una scuola molto molto fornita di tutte le attrezzature, però dopo bisogna anche formarsi al di fuori, diciamo, nel mondo del lavoro vero e proprio. Sono Gianmaria Munaro, fino al 4 giugno scorso sono stato un impiegato di Leroy Merlin, vendevo infissi, porte, finestre. Ho sempre avuto la passione della cucina e l'ho sempre fatto a livello amatoriale, casalingo, però sono sempre stato molto curioso di capire le diverse tecniche, le diverse preparazioni, e fino a quando questa curiosità non sono più riuscito a contenerla, ho deciso di iscrivermi a questo corso che per il momento mi sta insegnando, sta approfondendo un sacco di cose, mi sta insegnando diversi metodi nuovi di cottura, come la bassa temperatura, cosa che mi ha molto interessato. Queste appunto tecniche mi serviranno un giorno per essere un buon cuoco, che è il mio obiettivo. Sto imparando ad usare le nuove tecnologie presenti nei ristoranti che diventeranno il mio nuovo posto di lavoro. Quando finisco questo corso conto di fare una bella gavetta, una bella esperienza e di posizionarmi a un buon livello tra i cuochi del Veneto, perlomeno. Finito questo percorso, conto di aprire una mia attività ristorativa. Io sono più orientato sul tradizionale, con un po' di rivisitazione, con l'applicazione di nuove tecnologie, però mantenendo comunque i capisaldi della nostra cultura veneta. Mi chiamo Jacopo Giupponi, ho 21 anni e vengo da Venezia. Ho deciso di affrontare questo corso cuoco per poter apportare delle modifiche e comunque avere delle qualità tecniche adeguate e da portare al ristorante che ho a Venezia, un centro storico. E ormai sono quasi a metà del corso e devo dire che mi ci trovo decisamente molto bene. Abbiamo affrontato una prima parte teorica in cui abbiamo fatto tutta una serie di studi sulla ristorazione a 360 gradi, quindi anche la parte economica, la parte del food cost, anche lezioni sull'inglese per la ristorazione, tutto quello che è la parte di HACCP, di merceologia, e devo dire che sono state lezioni molto esaustive e molto interessanti. E adesso invece ci stiamo focalizzando di più sulla parte pratica. Abbiamo 2 ottimi chef come insegnanti che ci mostrano 2 idee diverse di cucina, ma comunque molto valide, e stiamo affrontando la parte più tecnica, appunto, e quindi tutte le tecniche di cottura, la lavorazione della carne, la lavorazione del pesce, la lavorazione delle verdure e la pasticceria. E devo dire che è un corso molto completo. Io prima di scegliere questo corso ne avevo visualizzati altri, ma questo l'ho ritenuto il più valido, e quindi consiglio a chiunque di fare questo corso.